sul blog. Adesso linea a Giuseppina Alessio che ci presenta l'argomento di oggi. Arrivederci. Eccoci Luce, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori e bentrovati nel consueto spazio dedicato ai diritti negati. Quest'oggi ci occuperemo di una questione molto delicata, ce ne siamo già occupati qualche tempo fa. Stiamo parlando di 15 malati di Parkinson abbandonati dal Servizio Sanitario Nazionale. Capiamo adesso a che punto siamo arrivati. Ne parleremo con il presidente di Azione Parkinson Onlus, Claudio Passalacqua. Bentrovato. Dopo l'intervento che abbiamo fatto qui in trasmissione, una persona è stata operata d'urgenza, quindi restano altri 14 malati. Di cui un altro è stato ricoverato di urgenza lo stesso, perché praticamente quando si scaricano le batterie si sta peggio di quando si è affrontata l'operazione. Ed affrontare l'operazione non è una passeggiata di salute, perché è un'operazione che si fa con la testa bloccata proprio sul tavolo operatorio da dei bulloni. Per molte ore, per 8 ore. E svegli, oltretutto. Quindi non la possono fare tutti. Chi la affronta, la affronta come estrema razio, perché i suoi farmaci non gli fanno quasi più effetto e cerca di ritornare ad una vita migliore. Questi sono stati come i dannati, perché hanno affrontato l'operazione. Hanno passato del tempo in cui stavano bene, superati i 3 anni. Con l'inserimento di queste batterie, sì. Specifichiamo. Superati i 3 anni, la batteria si è scaricata, che poi oltretutto si può scaricare anche passando in un supermercato tra gli allarmi. Sì. E a questo punto non sapevano più che andare a chiedere queste batterie, perché sono andati alla ASL e la ASL non aveva competenza. Praticamente mancando una legge che obblighi le ASL a fornire a questa gente che ha fatto l'operazione una batteria di ricambio per continuare l'excursus che non quanto si limita. Quanto costano queste batterie? Le batterie costano 10.000 euro l'una e l'operazione viene a costare sui 25.000 euro. Adesso interrompere il contatto tra la batteria e gli elettrodi è veramente un'omissione di soccorso o qualcosa del genere. Quindi cosa rischiano queste persone? Quali sono le conseguenze adesso di questi 14 malati? Rischiano un inasprimento di tutti i sintomi di Parkinson, tra cui i blocchi nel camminare. Quindi tornano peggio di prima, insomma. Tornano peggio di prima, sì. Loro sono venuti a contattarci in associazione ad Azione Parkinson per avere una mano. Noi abbiamo cercato di dargliela. Presidente, da quando è venuto il professor Ruggeri, è venuto qui in trasmissione, sì. Quindi a cominciare a parlare comunque di tutta questa storia. Ecco, da allora in poi che cosa è successo? Da allora in poi finalmente la ASL ha ordinato le batterie. Cioè siete stati contattati dal sindaco Alemanno? Sì, noi siamo stati contattati dal sindaco. Prima di tutto. E il sindaco ha voluto darci una mano in qualsiasi maniera. Ha detto fate voi che cosa possiamo fare. Poter fare per evitare cose di questo genere che si sono già ripetute, perché 2 anni fa c'era un'altra parkinsoniana che non aveva batterie e si è dovuto rivolgere a cercare Maria per Roma, come dicono. E quindi diciamo, Presidente, grazie all'intervento del sindaco di Roma Gianni Alemanno, sì. C'è stata una sola operazione fino adesso? Sì, una sola operazione, ma più che altro Alemanno ci dovrebbe dare la possibilità di incontrare il Presidente della Regione Lazio per poter emettere un decreto che obblighi a tenere una scorta di batterie per questa gente che le scarica. Il punto qual è? Cioè le batterie ci sono ma non le utilizzano per qualche motivo o non sono proprio arrivate alla ASL di Roma? Sono in possesso del chirurgo, ci risulta che sono in possesso, che sta decidendo chi rioperare, perché adesso c'ha un gruppo di pazienti nuovi che chiede l'operazione. Quante batterie sono arrivate all'ASL? Una decina. Una decina per quanti pazienti? Per 15. Siamo sempre. Però lei dice almeno queste che ci sono utilizziamole, certo. Cioè cominciamo ad operare queste persone che stanno morendo, certo. Che stanno soffrendo, che certo. Stanno vegetando a casa. Sì, sì.
sono disperati, veramente alcuni se li sente, si fa stringere il cuore perché non è possibile. Io sono parkinsoniano e vedo quello che potrebbe succedere, ma c'è una forma per fortuna che ancora non mi ha messo sotto... E lei ha fatto un grande sforzo perché è venuto fino a qui, insomma, solo pur di perorare questa causa. Io ringrazio Claudio Passalacqua, ripeto, è il presidente di Azione Parkinson. Vi ricordo soltanto gli appuntamenti con altre voci diritti negati ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 9:30. Arrivederci.